Treni venerdì, giornata di sciopero. Chiavenna, il futuro di Pratogiano scalda la città. La Banca Popolare di Sondrio, in autunno l'assemblea per la conversione in società per azioni e poi Morbegno premia i suoi nonni vigili e arte e magia con Scarpatetti e come sempre lo sport. Letizia Motalli cresce la stella dell'Alpine Bike. Questo ed altro nel notiziario di TSN. Benvenuti. Benvenuti dal notiziario di Telesondrio News. Possibile giornata di disagi quella di venerdì per i pendolari della provincia. È stato infatti indetto uno sciopero dalle 9 alle 17 cui potrebbe aderire il personale di Trenord. Pertanto i treni regionali suburbani a lunga percorrenza di Trenord e servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Viaggeranno regolarmente i treni con partenza entro le ore 9 che abbiano orario di destinazione entro le 10. Pur non essendo coinvolte le fasce orarie di garanzia, potrebbero verificarsi ripercussioni prima e dopo l'orario della agitazione. Ed ora ci spostiamo in Valchiavenna, proprio nel centro della Valle del Mera. Sta infiammando la questione dedicata al destino di Pratogiano. Vediamo il servizio con i dettagli. Nell'estate 2016 di Chiavenna tiene banco il futuro di Pratogiano, l'area di 3.400 metri quadri limitrofa al centro tra la stazione e i crotti che l'amministrazione, guidata da Luca Della Bitta, vorrebbe riqualificare per un costo totale di 380.000 euro. Il progetto è già visionabile all'ufficio tecnico e online sul sito del comune. Definito Parco Smart, prevede la realizzazione di un parco giochi inclusivo per bambini e, come annunciato a inizio luglio, è stata data la possibilità alla cittadina di dare la propria opinione attraverso un progetto partecipato, presentandosi all'ufficio tecnico o inviando una mail all'indirizzo progettopratogiano@gmail.com. La scadenza fissata per tirare poi le conclusioni è venerdì 29 luglio. Mancano ancora 10 giorni, ma la questione nella città del Mera è ormai rovente, con il dibattito che impazza dalle case al web, dove è sorto un gruppo di confronto sulla questione. La minoranza, guidata dal Partito Democratico, ha tenuto sabato un punto informativo per spiegare il progetto alla cittadinanza. Tra i punti deboli, la realizzazione di un parco giochi, diviso da una strada molto trafficata e confinante con un centinaio di parcheggi. Un pericolo per i bambini, visto anche che in città ci sono altri 5 parchi che potrebbero essere tenuti meglio. Inoltre, potrebbero venire eliminati alcuni platani e ippocastani, monumenti nazionali, che verrebbero sostituiti con esemplari più giovani, alti sì, almeno 6-7 metri, ma è chiaro che non sarebbe la stessa cosa. Il Parco Smart, assicurano, non lo vuole nessuno e c'è chi fa eco anche su Facebook. Innanzitutto non toccheremo nessuna pianta, commenta il vice sindaco Davide Trussoni. Interverremo solo nel caso gli alberi fossero malati e a rischio caduta. L'obiettivo è eliminare i muretti e l'asfalto presenti, sottolinea Trussoni, rimuovendo 1.500 metri quadri di asfalto, rinaturizzando l'area che diventerà tutto prato come una volta, con uno spazio dedicato al parco giochi inclusivo, in realtà di dimensioni ridotte. Per quanto riguarda il fatto che esistono altri parchi, alcuni, come quello di Via Picchi, non sono in realtà molto frequentati perché troppo isolati. Pratogiano dispone invece di bar e ristoranti a disposizione delle famiglie. Altro punto delicato, l'installazione di colonnine per la ricarica di cellulari e tablet e il servizio Wi-Fi, ritenuto non indispensabile dai detrattori. È proprio uno dei punti forti per Trussoni, che sottolinea come i tanti turisti che frequentano la città potranno usufruire di un servizio importante soprattutto per chi si muove in bicicletta. L'idea di lanciare un progetto partecipato lanciata dall'amministrazione di Chiavenna, una novità in provincia di Sondrio, è stata apprezzata, sebbene ad oggi le mail arrivate, commenta Trussoni, non siano in realtà molte a dispetto delle aspettative. Pare che la gente preferisca scrivere sui social anziché presentare idee concrete. Ora non resta che aspettare la fine di luglio per scoprire il destino di Pratogiano. I vertici della Banca Popolare di Sondrio hanno annunciato l'intenzione di convocare
per l'autunno un'assemblea straordinaria dell'Istituto per procedere alla annunciata trasformazione in società per azioni, come comunicato attraverso una lettera ai soci dal consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini e dal presidente Francesco Venosta. Ci stiamo preparando scrupolosamente all'inevitabile passaggio senza nulla lasciare al caso, dichiarano. Circa l'operatività, la Popolare di Sondrio intende proseguire nel suo sperimentato percorso di crescita, evitando di intraprendere strade dai contorni incerti, forte della pagante esperienza del passato e con uno sguardo volto al futuro. L'obiettivo è poter gestire al meglio il cambiamento e assistere la clientela con il consueto spirito di servizio e saper accogliere le opportunità che tale evoluzione porta con sé. Ed ora ci spostiamo in Bassavalle, andiamo a Morbegno, dove al termine del loro servizio sono stati premiati i nonni vigili del comune. Ma vediamo i dettagli e le interviste nel servizio. Per un anno intero hanno aiutato i piccoli studenti di Morbegno ad arrivare a scuola la mattina. Sono i 14 nonni vigili della città, premiati oggi dal sindaco Andrea Ruggeri, dall'assessore comunale servizi sociali Lidia Moretto e da Don Diego Fognini, direttore dell'associazione La Centralina, partner dell'iniziativa, con un attestato in segno di riconoscenza per il loro grande impegno a disposizione della cittadinanza. I nonni vigili oggi rappresentano un servizio, diciamo, fondamentale, importantissimo per la comunità. Fanno attraversare i bambini davanti alle scuole, quindi sono una sicurezza per tutti noi. Morbegno è attraversata ogni giorno da 24.000 auto, sottolinea il sindaco Ruggeri. Poter contare su questi volontari rappresenta certamente un grande aiuto per la comunità e la sicurezza dei nostri cittadini più piccoli. Ognuno dei nostri nonni, continua l'assessore ai servizi sociali, si è messo a disposizione gratuitamente per circa 60 ore durante l'anno. Fausto Bottà, nonno vigile di Morbegno, cosa significa fare il nonno vigile? Innanzitutto per noi che abbiamo una certa età vuol dire rimanere giovani, perché si vedono diverse generazioni per quanto mi concerne. Io sono veterano, ho cominciato nel 2003, perciò sono 13 anni. Ho visto generazioni passare e nello stesso tempo mi sembra di rimanere giovani con loro. Ecco. E poi il riscontro che ho in questi ragazzi o ragazze che dalla prima elementare li trovo magari a fare il liceo, che quando ti vedono in giro per il paese ti salutano sempre, e questo fa molto piacere. Giuseppe Re, anche lei un nonno vigile, in cosa consiste il vostro impegno? È anche un piacere, perché si è anche ringraziati dalle mamme e tutto, anche dei bambini ci salutano, ciao nonno, ciao, e poi sono sicuri, se ci vedono i bambini sono sicuri quando devono attraversare la strada. Tra i nonni anche la giovane leva Stefano Mascherpa, proveniente da fuori provincia. Un'esperienza positiva, bella, molto attraente, anche perché io arrivo da una città diversa da Morbegno, che è Pavia. Mi sono sentito accolto bene, mi sono trovato bene, io ho avuto un bel rapporto con i bambini, con le mamme, è stata una bella esperienza. E mentre si festeggia si pensa già al futuro. In questa occasione oggi, oltre appunto a ringraziare tutti, abbiamo anche chiesto la collaborazione anche per l'anno prossimo, in quanto appunto, come dicevo prima, è un servizio veramente importante per la nostra collettività. Regione Lombardia entro settembre aprirà un tavolo per approfondire i modelli del POT, il presidio ospedaliero territoriale da applicare sul territorio, tra cui quello di Morbegno. A confermarlo è Giulio Gallera, assessore regionale al welfare, giunto ieri in visita alla SST di Sondrio. A tal proposito è stata costituita una cabina di regia tra ASST e ATS della Montagna, tesa a ragionare sulla destinazione futura del POT approvato nel 2014.
cambio al vertice di Federalberghi Sondrio, la categoria degli albergatori attiva all'interno dell'Unione CTS. Nuovo presidente dopo Aurelio Pauruscio è Roberto Galli del gruppo RNG Travel, che gestisce 3 strutture alberghiere a Livigno. Galli è stato nominato all'unanimità dal consiglio direttivo della categoria e rimarrà in carica fino al 2018. Ed ora la magia di Scarpatetti, arte con Elisa Compagnoni. È bastata qualche semplice pennellata e voilà, il quartiere storico di Sondrio, Scarpatetti, si è trasformato in una culla magica, tra luce e colori, che hanno ravvivato il centro che da 19 anni a questa parte ospita la tradizionale rassegna Scarpatetti Arte, dedicata all'arte e ai suoi artisti. Un'esposizione a cielo aperto in cui gli autori ogni anno danno in pasto le proprie opere ai visitatori affamati di cultura e bellezza. Quest'anno sono stati 60 gli artisti che con i loro lavori hanno fatto pulsare il cuore del rione storico cittadino, grazie al costante impegno dell'Associazione Culturale Scarpatetti, organizzatrice dell'evento. Opere che sono passate sia sotto la lente delle centinaia di persone che hanno affollato il quartiere, sia sotto quella della giuria, composta da Marcello Abbiati, storico e critico d'arte, Giuseppe Buffoli, artista, Marina Cotelli, assessore alla cultura del comune di Sondrio, Franco Rabbiosi, rappresentante di Scarpatetti, e Giovanni Rainoldi, sociologo, operatore culturale e della storica dell'arte Silvia Papetti. Protagonista assoluta di questa 19ª edizione è Rossana Schiavo, che si è aggiudicata al primo premio per gli echi di una pittura bianca del silenzio, fra pochi tratti di matita acquerellata che sanno restituire l'atmosfera ovattata del Grande Nord. Seconda posizione invece per Alessia Bonacina, per la proposta di 2 originali scene teatrali di ispirazione modernista, riportate alla contemporaneità grazie all'utilizzo dello stencil, ed infine terzo posto per Gianluigi Fumagalli, per la sua eterogeneità di esiti e stili che denotano sia impronte personali e padronanza di tecnica pittorica. Menzione speciale invece per la giovanissima Nina Maffina e Maria Sole Albertini, la prima per l'inaspettata consapevolezza dei mezzi tecnici espressivi e compositivi, la seconda per la sua ricerca introspettiva. Ad arricchire la mostra itinerante tanti momenti musicali e spettacoli che hanno saputo intrattenere ed incantare le centinaia di persone che certamente affolleranno il quartiere anche il prossimo anno, quando l'edizione festeggerà i suoi primi 20 anni. Per il secondo anno consecutivo, mercoledì e giovedì scorsi, il Parco delle Robie Valtellinesi ha riproposto I Giovani in Vetta, il progetto di Alpark, la Federazione delle Aree Alpine Protette, nato con un obiettivo dichiarato: riportare i giovani in montagna, allontanarli dagli schemi di computer e smartphone per stare all'aria aperta e riscoprire il territorio. Dalla Francia alla Slovenia, passando per l'Italia, sono state lanciate una serie di attività fuori dall'ordinario per attirare i ragazzi, come microbiologia, fotografia, scultura, land art, che si completano con camminate, pernottamento in quota e momenti conviviali. Quest'anno hanno scoperto il Parco delle Robie 28 giovani dai 13 ai 25 anni, gran parte valtellinesi, attraverso il bio laboratorio alpino al Lago delle Zocche e la land art presso il Passo San Marco. Un concerto tutto particolare per una location che lascia a bocca aperta. Il prossimo evento culturale di Puro Cultura approda a Palazzo Vertemate Franchi, dove venerdì alle 21 sarà protagonista l'orchestra Fiati Militari di Londra, denominata The Heroes Band, un affascinante viaggio tra le musiche britanniche che farà scoprire maggiormente la bellezza della residenza storica in notturna. Siamo in chiusura. Prima di lasciarvi, vi ricordo la nostra email per mettersi a contatto direttamente con la redazione, che è redazione@radiotsn.tv, e non dimenticate di seguirci anche online sul sito www.radiotsn.tv, sui social Facebook e Twitter sempre Radio TSN. Non dimenticate anche
di scaricare la nostra nuovissima app Radio TSN per avere tutti gli aggiornamenti su Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario a portata di smartphone. Mi fermo qui, spazio allo sport con Elisa Compagnoni. Grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento con l'informazione. Lo sport. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica. Questa sera ampio spazio alla mountain bike. Iniziamo a conoscere un astro nascente di questo sport, Letizia Motalli. Con quello conquistato lugagnano ad inizio luglio, Letizia Motalli ha fatto tris. La giovanissima gresina in veste all'Alpin Bike Sondrio, classe 2001, ha infatti ottenuto il suo terzo sigillo tricolore, a coronamento di una stagione davvero esaltante. Letizia infatti non è mai scesa dal primo gradino del podio. L'ultimo successo proprio domenica in Valcamonica, nella quinta tappa del circuito Brescia Cup. Ho cominciato già con la prima gara ad ottenere una bella vittoria e sono arrivata fino all'italiano e a conquistare anche il terzo titolo. Letizia ha iniziato ad andare in bicicletta fin da piccolissima ed è subito stato amore a prima vista, tanto che ai soli 5 anni ha percorso Grosio Tirano con la sua fedele due ruote, ovviamente andata e ritorno. Da questa prima avventura ora Letizia ha fatto della mountain bike il suo stile di vita, allenandosi praticamente tutti i giorni, anche fino a 3 ore, studio permettendo. La bicicletta è uno sport che mi aiuta molto, soprattutto per sfogarmi e per, diciamo, è come se avessi una specie di altra vita e è una sorta di sfogo, di divertimento. Beh, l'emozione più grande è sicuramente la vittoria, però anche la soddisfazione che si prova dopo tutta la fatica fatta durante la gara e per gli allenamenti durante le settimane. La giovane promessa dell'Alpin Bike ha già dimostrato grande carattere, riuscendo a conciliare gli studi del liceo scientifico all'intenso programma di preparazione, grazie anche al sostegno della sua famiglia. Durante gli allenamenti mi segue mio zio Bortolo, che è, diciamo, il mio allenatore qua a casa, e invece il mio allenatore di squadra, che è Cesare, che mi manda delle tabelle per gli allenamenti, e poi anche mio fratello, che ogni tanto viene con me in bici. La vittoria del titolo italiano è stata l'ennesima dimostrazione della forza di questa ragazza, che non ha di certo intenzione di mollare la mountain bike. Sì, sì, sicuramente sì, di continuare e magari avere anche un po' di carriera. Gli appuntamenti per Letizia non sono però finiti. Il più importante è certamente il campionato europeo dal 15 al 19 agosto, 5 giorni di gara in Austria, dove certamente Letizia non si accontenterà di fare la comparsa. Tra 2 anni, quando salirò di categoria, quindi diventerò una juniores, spero di trovare una squadra che mi offra delle possibilità più alte, come magari partecipare a una Coppa del Mondo o a, insomma, gare a livelli più alti. Non che l'Alpine Bike sia una squadra fantastica, perché è molto bella e mi sono trovata davvero bene, però sicuramente le possibilità spero di trovarle. E come anticipato continuiamo a parlare di mountain bike. Nuova vittoria per Stefano Lanzi. Il manenco in forza Lissone mountain bike ha conquistato la vittoria nella 7ª tappa del circuito mountain bike race targato USACLI, il summer bike val manenco organizzato dalla sportiva Lanzada. L'atleta di casa ha dominato la scena sul percorso da 24 km col tempo di 1 ora e 5 minuti e 39 secondi, mettendosi alle spalle Teresio Gadaldi della VS Tirano, staccato di 2 minuti e 31 secondi, e Ivan Piccini della Lanzada, aggiunto a traguardo dopo 7 minuti. Nella gara rosa si è invece imposta Sabrina Sottile del VS Tirano in 1 ora 10 minuti e 30 secondi, davanti a Monica Bonesi della Damiani X Bike, che ha chiuso in 1 ora 13 minuti e 1 secondo. Ed ora continuiamo a parlare di mountain bike. La terza tappa della spettacolare Transalp, la maratona delle Alpi che dalla città di Imst in Austria conduce ad Arco di Trento, quest'oggi è sbarcata in Valtellina e precisamente a Livigno. Dopo poco più di 72 km e 2.598 metri di dislivello, i ciclisti partiti da Skull hanno raggiunto il piccolo Tibet, da dove domani partirà la quarta tappa, che porterà invece a Bormio, dopo aver affrontato 73 km 500 metri e 2573 metri di dislivello. La prova odierna ha visto primeggiare il sondalino Igor Baretto, attuale leader del circuito enduro, che si è imposto sui tedeschi Lutz Baumgartner e Florian Schöne, 12° di Vignasco Mattia Longa. In 7 giorni i ciclisti percorreranno complessivamente 519 km e 17.736 metri di dislivello. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi auguro buona serata e sentirci domani, amici sportivi.